Buon pomeriggio, bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del ritrovamento di una discarica abusiva di 700 metri quadrati che è stata posta sotto sequestro a Cappelle sul Tavo. Siamo in provincia di Pescara. A far tornare alla luce la discarica è stato il rogo dello scorso 4 di agosto. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. I militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, NIPAF, del gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva di circa 700 metri quadrati, oltre ad aver depositato presso la Procura della Repubblica di Pescara una denuncia contro ignoti per incendio boschivo e gestione di rifiuti non autorizzata in località Terra Rossa di Cappelle sul Tavo. Il ritrovamento è avvenuto a giorni di distanza dall'incendio del 4 agosto scorso, che per parecchie ore ha tenuto con il fiato sospeso un'intera popolazione, interessando una decina di ettari di vegetazione, tra boscata ripariale, cespugliata ed erbacea secca. I complessi accertamenti in sede di sopralluogo, oltre ad alcune testimonianze contrastanti, finora non hanno consentito di individuare il responsabile dell'incendio boschivo, visto che ancora non è stato possibile stabilire con precisione la superficie percorsa dall'incendio, il punto d'innesco ed il suo andamento sul terreno, condizionato dal forte vento e dalla presenza dei numerosi rifiuti presenti nell'aria. Invece, le fiamme hanno portato alla luce una discarica abusiva, nella quale sono stati ritrovati rifiuti combusti di varia natura, tra cui pneumatici, rifiuti ingombranti, materiali edilizi di scarto più o meno interrati, lastre di Eternit ed un'autovettura con targa parzialmente leggibile. A complicare ulteriormente l'opera di accertamento dei forestali, la presenza sul posto di numerose e diverse strutture interessate o minacciate dal fuoco, abitazioni varie, un ex maneggio abbandonato, un impianto di lavorazione di inerti, terreni coltivati su un'ex discarica comunale. L'autorità giudiziaria competente, ha dichiarato il comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, è stata informata dell'accaduto anche con apposito fascicolo fotografico ed è stata richiesta la possibilità di effettuare ulteriori particolari attività di indagine necessarie all'accertamento dei responsabili sia dell'incendio che della discarica abusiva. Adesso ci spostiamo nella Marsica. Esprime moderato ottimismo il direttore di Confagricoltura Stefano Fabrizi rispetto ai fondi Masterplan per il Fucino riprogrammati da Regione Abruzzo. I progetti pronti dal 2018, secondo Fabrizi, saranno attuati e dunque il sistema irriguo verrà completato nel 2023. Sentiamo. Noi speriamo che siano effettivamente delle esigenze di cassa da coprire e che questi soldi non vengano effettivamente stornati, ma siamo sicuri che non può essere fatta questa operazione. Nonostante infuri la polemica politica sui fondi Masterplan riprogrammati, tra i quali ci sono i 50 milioni destinati al nuovo sistema irriguo del Fucino, il direttore di Confagricoltura Abruzzo Fabrizi non è eccessivamente preoccupato dalla decisione della giunta regionale, nata dall'esigenza di coprire gli interventi a sostegno dell'economia regionale post-Covid. Per il progetto del Fucino, dice ancora Fabrizi, ci sono stati dei ritardi imputabili alla complessità del progetto, ma anche alla burocrazia. I progetti infatti sono pronti già dal 2018, ma non sono state fatte le gare da parte della stazione appaltante. È un progetto molto complesso che non riguarda solo l'impianto di irrigazione perché riguarda le vasche di laminazione, l'invaso di amplero, riguarda anche la messa a regime di tutti quanti il sistema della depurazione e anche degli interventi di tutela idrogeologica. A ottobre del 2018 i progetti erano stati consegnati dall'autorità di distretta alla regione. A ottobre del 2018, ricordo, c'era l'amministrazione precedente, quindi non si può imputare a chi è venuto 6 mesi dopo che ci sono stati ritardi. Nel momento in cui furono consegnati i progetti, questi potevano essere già cantierizzati. Sono stati cantierizzati l'anno successivo, praticamente ad agosto dell'anno scorso, quando è stata fatta non una modifica sui progetti. Sono state scelte le priorità di questo progetto complesso. Il nuovo sistema irriguo del Fucino comunque resta un'opera strategica per il settore primario della regione, soprattutto per garantire competitività al prodotto agricolo abruzzese. Tutto sommato, per successive approssimazioni arriveremo finalmente a dare al territorio, agli agricoltori, un impianto irriguo che gli consenta loro di fare un'agricoltura un po' più facile, sotto questo punto di vista, risparmiando tra l'altro molta acqua.
Andiamo avanti e voltiamo pagina. In Abruzzo c'è ancora l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto in tutte quelle situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale. Quanto ricorda l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che alla vigilia del weekend di Ferragosto lancia un appello in particolare ai più giovani affinché rispettino le misure anticontagio, perché, dice l'assessore, anche pochi minuti di disattenzione possono farci ammalare di Covid-19. In Abruzzo, come nel resto d'Italia, non mancano le immagini di assembramenti nelle discoteche e nei luoghi di aggregazione. Da più parti vengono segnalati gruppi di giovani accalcati senza i dispositivi di protezione. La mascherina però è obbligatoria in tutti quei contesti, perfino la spiaggia, in cui non sia possibile rispettare la distanza. Quella dei giovani al momento è considerata la categoria più a rischio. In Abruzzo sono ricoverati in ospedale infatti anche persone tra i 20 e i 30 anni, sottolineando, continua la Verì, che i ragazzi spettano una grande responsabilità nei confronti non solo dei loro coetanei, ma anche verso genitori, nonni e intera comunità. Verì afferma che purtroppo assistiamo sempre di più a comportamenti irresponsabili e pericolosi, con decine di giovani che si accalcano se non fosse successo nulla negli ultimi mesi. E invece negli ultimi giorni l'andamento della curva dei contagi è tornato a salire. Andiamo avanti. Ferragosto col bel tempo e caldo nella nostra regione, dove si prevede il pienone sulle spiagge, anche perché i dati del turismo, soprattutto quello di prossimità, sono molto incoraggianti. Però, come abbiamo ascoltato, ci sono anche le problematiche legate ai possibili contagi Covid, soprattutto tra i più giovani. Allora vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sole caldo, Ferragosto con i fiocchi sul mare abruzzese, si prevede il tutto esaurito. Padovano, è il caso di dire, era ora, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, dopo tanti problemi, tante preoccupazioni. Finalmente a Ferragosto anche i balneatori potranno vedere le loro spiagge piene di bagnanti. Sicuramente abbiamo avuto negli ultimi 10 giorni una richiesta di prenotazione notevole. Era da anni che non si ripeteva la presenza di queste richieste di le prenotazioni da parte delle persone che vogliono venire al mare. È chiaro che questo ha avuto un effetto legato al fatto che fino a 2 mesi fa c'era molta incertezza se andare in spiaggia, se stare a fare il bagno insieme ad altri. Comunque facciamo tutto questo sempre nel rispetto del distanziamento da parte delle persone, con il rispetto dovuto dal protocollo che è stato emanato su tutti i lidi, su tutti gli ombrelloni. Gli stabilimenti balneari sono super attrezzati, il salvamento con i bagnini è a H24 sul posto, moto d'acqua, gommone salvamento, c'è tutta l'attenzione, la cabina di porto, le forze dell'ordine. Abbiamo fatto un summit di ieri mattina per mettere in piedi un piano di pronto intervento. Mi auguro che non ce ne sia bisogno. Una raccomandazione ai bagnanti: diamoci una mano a vicenda, evitiamo gli assembramenti. Non, abbiamo perso le serate all'insegna della movida, le abbiamo perse, va bene, ma non abbiamo perso l'allegria, lo spirito e di guardare al futuro. Padovano, tra l'altro, se le previsioni meteo dovessero essere confermate, si prospetta un'estate allungata fino a ben oltre settembre? Beh, quel sarebbe il top. Fare il settembre al recupero del mese di giugno per noi è il top. Se vogliono venire al mare, hanno pagato fino al 9 settembre, noi gli daremo gratis fino a tutto il mese di settembre, purché la gente possa venire al mare e trovare la tranquillità, trovare i servizi, il sorriso, l'accoglienza, la benevolenza. E d'altronde noi viviamo di, mi viene la pelle d'oca a dire queste cose, viviamo di un turismo di prossimità. Noi non abbiamo turisti che vengono dalle altre regioni, noi abbiamo sempre campato col turismo abruzzese. E allora il caldo vuol dire vacanza, vuol dire turismo, ma purtroppo vuol dire anche incendi. Le operazioni di spegnimento dell'incendio che sta interessando all'Aquila l'area di Pettino vedono impegnati dalle prime ore del mattino un Canadair, un elicottero, 3 squadre dei vigili del fuoco e 7 di volontari della protezione civile. Dal 30 luglio è in atto uno sforzo enorme di uomini e mezzi che senza sosta operano per domare roghi e focolai. E quanto
si legge in una nota del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Per quanto riguarda l'incendio che da ieri pomeriggio ha colpito un deposito di materiali a Preturo, il primo cittadino assicura che la situazione è sotto controllo e le fiamme sono state spente. Nel corso della notte la zona è stata monitorata da Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Torniamo nella Marsica, ad Avezzano. Il sottosegretario alla Giunta regionale con delega ai trasporti, Umberto D'Annuntis, spiega il piano di investimento per l'interporto che consentirà di far arrivare le merci via ferrovia. Simili investimenti, dice il sottosegretario, saranno fatti anche negli altri porti e interporti d'Abruzzo. Vediamo il servizio con l'intervista. Abbiamo licenziato in giunta una delibera che è stata fortemente voluta dal Presidente Marsilio per fare in modo che il centro smistamento merci della Marsica, più comunemente chiamato Interporto di Avezzano, che oltretutto era stato realizzato con un investimento di 33 milioni su un'area di 450.000 metri quadri, al fine di implementare il sistema logistico regionale. Questo interporto era rimasto monco, nel senso che non arrivavano i treni. Si pone fine a questo problema attraverso un investimento da parte della Regione Abruzzo di 300.000 euro per consentire a RFI, che contribuirà anche lei con una quota parte, di fare in modo che questo interporto possa avere la massima funzionalità. Sì, i tempi previsti sono 12 mesi per la realizzazione dell'intervento, quindi noi riteniamo che RFI, in qualità di soggetto attuatore, poi sarà molto rapido per fare questo intervento. È un intervento importantissimo, è un intervento che la Regione Abruzzo sta cercando di portare a compimento non solo ad Avezzano ma anche in quei porti, in quei interporti e porti che erano rimasti quasi non usati, appunto perché mancava l'ultimo pezzo, mancava il raccordo con la rete ferroviaria nazionale. E quando dico questo mi riferisco sia all'interporto di Avezzano ma al porto di Ortona e al porto di Vasco, che insieme all'interporto di Avezzano potranno essere un volano per la nostra economia, in quanto sicuramente saranno un miglioramento per tutto il sistema logistico regionale e per tutta la mobilità regionale. Erano partiti ieri mattina da Massa d'Albe ed erano diretti sul Monte Velino a quota 2487 metri di altezza. I 7 scout romani, tutti ragazzi compresi fra i 16 e i 19 anni, accompagnati dal capogruppo 33enne, rimasti bloccati e salvati dal soccorso alpino. Il sentiero scelto in genere viene percorso da un escursionista medio in 4 ore. I 7 scout però hanno impiegato più tempo, molto probabilmente anche perché il peso degli zaini era eccessivo. Alle 20 di ieri sera erano ancora a quota 2150 metri e dunque mancavano 300 metri per la vetta del Velino, ma ormai il sole stava tramontando e dunque i ragazzi non potevano più tornare indietro. Per questo hanno allertato il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo, che è intervenuto con delle squadre a terra che sono proprio partite da Massa d'Albe. Quando gli uomini del soccorso alpino sono arrivati alle ore 23 hanno trovato i ragazzi in buone condizioni, li hanno ricondotti lungo il sentiero a Massa d'Albe, dove sono arrivati alle ore 4 di questa mattina sani e salvi. Il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo ricorda agli escursionisti alcune norme per approcciare la montagna in sicurezza: portare negli zaini il necessario per gli imprevisti, senza sovraccarichi di pesi che potrebbero dunque affaticare inutilmente, calcolare sempre bene i tempi di percorrenza, portare sempre il cellulare e, se possibile, scaricare l'app GeoResc di geolocalizzazione gratuita per i soci del CAI. E adesso invece cambiamo argomento, ci occupiamo di quanto sta accadendo a Pescara nelle ultime ore con le polemiche per il problema rifiuti. Arriva la risposta della municipalizzata Ambiente S.p.A. che tende a ridimensionare l'allarme, ma insomma i rifiuti sono stati per strada e per Ferragosto si teme che ci siano ancora. Vediamo il servizio. Direttore, si parla di rifiuti a Pescara, c'è un problema nella raccolta perché nelle ultime ore ci sono state delle polemiche. Qual è il problema che state incontrando in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane? Allora, le polemiche ci sono state tutti gli anni in questo periodo.
Il motivo principale è che Pescara accoglie oltre 150.000 persone in più, che sono turisti, che sono persone che frequentano le nostre spiagge e le nostre strutture. Queste persone producono rifiuti a Pescara e quindi i volumi aumentano notevolmente. Dopodiché ci sono in questo periodo storicamente degli abbandoni che aumentano e come tali necessitano di tempi di ripristino che devono essere necessariamente importanti, perché i rifiuti devono essere prima verificati, analizzati e poi raccolti in maniera differenziata. Molti chiedono però ad Ambiente S.p.A. più uomini e più mezzi in strada. Voi state rispondendo a queste richieste? Noi abbiamo 40 persone in più nel periodo estivo e abbiamo dei mezzi presi anche a noleggio per questo periodo, proprio per far fronte all'incremento di attività che noi prevediamo. Però questo non è sufficiente, perché non è possibile prevedere dove avvengono gli abbandoni, perché gli abbandoni avvengono in tutta la città e inducono degli interventi mirati che debbono essere necessariamente poi effettuati dal nostro personale e dai nostri mezzi. Assicuriamo spazzamento, assicuriamo le operazioni che ci saranno a seguito degli eventi che ci saranno sul territorio, quelli previsti, e quindi riconsegneremo come tutti i giorni, come tutte le mattine, una città vivibile ai pescaresi. Problemi maggiori, inutile sottolinearlo, direttore, ci sono anche soprattutto in estate lungo le riviere. Ma vede, lungo le riviere lì noi abbiamo del personale che viene proprio utilizzato per tenere sotto controllo e pulire le riviere. Quelle sono molto sfruttate, vengono molto sporcate, ma vengono anche altrettanto intensamente pulite, per fare in maniera che la gente che va al mare possa usufruire di strutture belle da vedere, oltre che pulite. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, spiega la motivazione legata alla normativa anti-Covid che ha portato ad annullare le ultime due serate della manifestazione Sax on the Beach, rassegna musicale che si è tenuta all'interno della riserva naturale di Punta Aderci e che tante polemiche ha scatenato e, oltre alle polemiche, anche delle denunce da parte degli ambientalisti, a cui Menna risponde con una battuta chiedendo il falò di confronto. Sentiamo l'intervista realizzata dai colleghi di Zona Locale. E col Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, ma soprattutto alla luce dei DPCM, delle norme che il Governo nazionale ha emanato, delle ultime circolari, che gli eventi debbano essere al chiuso sotto 200 persone o fino a 200 persone, all'aperto fino a 1000 persone, ma garantendo la registrazione all'entrata e all'uscita, il transennamento delle aree, garantendo distanziamento sociale, registrazione, posti a sedere con distanziamento, sicurezza, vigilanza, che prevede quindi il circuito dall'ingresso all'uscita, sicurezza da parte degli organismi di vigilanza. Questo a un certo punto non era più fattibile in una zona, in una location come Punta Penna, e quindi siamo stati costretti, per ragioni legate alla normativa anti-Covid, a rimandare questa bellissima manifestazione quando i tempi saranno migliori. Io sono abituato alle denunce, ne ho avute così tante che oramai penso di nutrirmi di denunce. Sono stato denunciato per la presenza delle tartarughe nella villa comunale, sono stato denunciato perché non si capisce dove vanno spostate queste tartarughe, ma non esiste un sito in Italia dove metterla. Sono stato denunciato per le anguille a fosso marino, che dove penso che ci sia ancora un accertamento in corso, per la presenza di rane a fosso marino. Solo per Giovanotti avrò 8-9 denunce di queste associazioni, ricordo una in particolare che è intervenuta anche giorni fa, che si occupa di certi tipi di uccelli, gli ornitologi mi sembra che si chiamino.
Io rispondo come sempre, rispondo con il lavoro, rispondo con la correttezza, rispondo col sorriso, non mi sono mai permesso di rispondere alla denuncia con la denuncia, ma mi sono sempre rapportato con gli stessi, con la capacità del confronto, cioè chiedendo falò di confronto. Lo chiedo ai miei uffici, lo chiedo naturalmente a tutti per individuare la strada che meglio possa rappresentare la mediazione. La corsa dell'anello in Piazza Maggiore per l'aggiudicazione, scusate, del palio della 26esima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona è stata definitivamente annullata. Lo ha comunicato questa mattina il presidente Maurizio Antonini insieme all'assessore comunale alla cultura Manuela Cozzi. Avendo preso atto con il direttivo dell'associazione I Capitani dei Borghi e Sestieri che sarebbe stato impossibile adempiere a tutte le prescrizioni di sicurezza anti-Covid, a cominciare da assembramento e distanziamento, abbiamo deciso di annullare l'edizione 2020 dando appuntamento alle date tradizionali di fine luglio e inizi d'agosto del 2021 per la giostra di Sulmona, la giostra d'Europa. Ed ora lo sport, calcio di Serie B in primo piano, seduta di rifinitura questa mattina al Poggio degli Ulivi per il Pescara che domani sera a Perugia si gioca la salvezza partendo però dal gol di vantaggio della gara d'andata. Assente Balzano, quasi certa la defezione di Drudi. Per cementare ulteriormente lo spirito di gruppo, data la straordinaria importanza della posta in palio, il tecnico Andrea Sottil ha convocato tutti e poi avverte domani servirà coraggio. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Lasciarsi alle spalle il successo di lunedì e giocare come se si parta dallo 0-0, Andrea Sottil lancia il suo input per la partita di domani sera al Curi di Perugia, una gara che esprimerà un verdetto irrimediabile, retrocessione in Serie C o permanenza in Serie B. Sottil glissa sulle polemiche con Goretti e il Perugia di questi giorni e anche sul litigio di ieri in strada tra Bruno e un tifoso. Attenzioni solo sul campo e sulla partita della verità. Vinta la prima, questa è un altro, ricomincia un'altra gara e quindi noi dobbiamo affrontarla con un grande coraggio, senza fare calcoli, senza fare ragionamenti, ma pensando solo a giocare e a giocare per vincere. Questa è l'unica nostra ricetta per la partita domani, quindi aggressivi, coraggiosi, osare e giocare per il gol. Significa essere aggressivi, significa non subire l'avversario, significa che nella testa dobbiamo avere solo la vittoria. Per centrare la salvezza il Pescara non dovrà perdere. Una sconfitta con almeno due gol di scarto darà la permanenza in B al Perugia. Una vittoria degli Umbri con un gol di vantaggio manderebbe la gara ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In una giornata come quella di domani, che secondo il centro di competenza nazionale del Ministero della Salute vedrà a Perugia una temperatura percepita di 36 gradi con un bollettino che parla di livello 3, forte disagio. Data l'importanza del match, tutti convocati, anche se Balzano è out, mentre per Drudi le speranze sono al lumicino. Sottil ha provato anche Bettella, ma probabile la conferma di Scognamiglio al fianco di Campagnaro. L'altro ballottaggio resta quello tra Castanos e Busellato. C'ho qualche dubbio, me lo terrò fino alla fine domani, c'è ancora l'ultimo allenamento di rifinitura e poi deciderò come schierare la squadra e chi schierare. È chiaro che abbiamo pensato più che altro a noi, a migliorare le cose che secondo me andavano migliorate per mettere in difficoltà ancora di più il Perugia. Sul piano del palleggio, sul piano della verticalizzazione, su tante cose. È chiaro che la fase difendente bisogna stare attenti e soprattutto conoscendo le caratteristiche di Emmello, di Melchiori, di Falcinelli, di Buonaiuto, insomma, lì ne hanno tanti, cercare di trovare i giusti accorgimenti, assolutamente sì. Anche se mi è stato dato dell'antisportivo, che sono stato io l'artefice di tutto, ho già risposto, per me ognuno guarda in casa propria, i panni sporchi se li lava in casa, io sono abituato così. Sicuramente io devo essere il primo a mantenere lucidità, serenità e trasmettere ai ragazzi. Poi è chiaro che siamo tutti di carne e ossa qui, non siamo degli immortali, o non siamo dei robot, o non siamo delle macchine, siamo degli umani fatti in carne ed ossa con un cuore che batte,
batterà forte, ci saranno grandi emozioni, però io devo essere, superarmi in questo e essere più lucido e sereno possibile e trasmetterlo ai ragazzi. Sarà l'esperto Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere la gara di ritorno di playout fra Perugia e Pescara. Con i biancazzurri ci sono 8 precedenti con 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Positive le due direzioni di questa stagione, con 2 vittorie esterne del Delfino ad Ascoli per 0-2 e ad Empoli per 1-2. Ben 16 precedenti fra Aureliano e il Perugia, con un bilancio di 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. In questa stagione il Grifo ha collezionato un pari a Salerno 1-1 e una sconfitta casalinga con lo Spezia per 0-3. Al VAR ci sarà Gianluca Sacchi, che ha diretto la gara dell'ultima giornata fra Chievo e Pescara, che ha condannato i biancazzurri ai playout. Ed ora la Serie D. È stato richiamato a Pineto all'inizio del girone di ritorno dello scorso campionato. Dopo il lockdown, pochi dubbi sulla sua conferma da parte del presidente Silvio Brocco. Daniele Amaolo riparte con entusiasmo sulla panchina del Pineto e confida in una stagione da protagonista della squadra che ha da pochi giorni iniziato la preparazione. Sicuramente inizia una stagione atipica, perché veniamo da un po' tutti quanti da 5 mesi di inattività e poi con la speranza di poter riprendere il 27 settembre, però ecco, questo ancora sarà da vedere. Ecco, noi mi sembrava sempre importante iniziare dopo tutto questo periodo così d'attesa e avremo il tempo a disposizione necessario per arrivare a una condizione, penso, importante per quando inizia il campionato. Il Covid ha portato delle problematiche a tutti, dalla Serie A ai dilettanti, quindi adesso bisogna adattarsi a questa nuova situazione, ci sono i protocolli da rispettare, questo sarà fatto da parte di tutti e mi auguro che quando inizia il campionato ci sia almeno il pubblico che inizia a giocarci un calcio vero come l'abbiamo lasciato. Cosa le ha chiesto la società quando l'ha confermata? Beh, sicuramente la società ha chiesto di fare un campionato importante, abbiamo preso dei giocatori importanti e ci prepariamo per questo, cerchiamo di migliorare i risultati delle stagioni precedenti. Sicuramente fare un campionato di vertice è il nostro obiettivo, ma sapete com'è la Serie D, ci sono altrettante squadre importanti come Campobasso, Recanatese, lo stesso Notaresco, che ha finito il campionato in seconda o terza posizione, quindi non sappiamo i gironi quali saranno, se ci sarà il Foggia, se ci sarà il Rimini e via dicendo, quindi tutto un po' da valutare. In Serie D vincerà soltanto una squadra, quindi poi saranno i particolari a fare la differenza. L'ultima cosa, è una squadra, una rosa al completo o c'è ancora da limare qualcosa? Ma sicuramente qualcosina dobbiamo fare, perché l'organico non è molto ampio per un campionato, è importante avere, bisogna avere una rosa che abbia alternative, perché poi sarà lungo e ci sarà a giocare la Coppa Italia. Al momento abbiamo un organico a livello numerico inferiore a quello dell'anno scorso, sicuramente uno o due giocatori li prenderemo, adesso valuteremo e non prenderemo tanto per prendere, prenderemo magari uno o due giocatori che possa fare ancora salto di qualità alla squadra. Non ci sono altre notizie, dunque termina qui la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento come sempre alle ore 19. Prima di salutarci vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Velo, condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabbottini, per parlare chiaramente del mondo della bicicletta. È tutto, è veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.